stimolare certe cose delle piante, per cui vanno a difendersi diventando nere anche loro. Certo, perché alla fine è un pigmento come il nostro, come la protezione, protezione non è un pericolo. Va bene, Rocco. Lucio, ho fatto cefalotto anche sulle carte. L'hai fatto giugno su queste parti. Poca non c'era. Ah, mi ha detto poco, non lo so, ho trovato questo. Quindi no, non c'è, questo qua non sono in più. Io. No, non è in più. Non è in più. Non lo so, non è in più. Sì, penso che, diciamo, il... Che foto è, scusa, è casa tua? No, questa qua è la... La Clintonia Warisara. Ah, è giusto, perché il prossimo della la Clintonia. Il prossimo è il prossimo. Volevo presentare qualcuno in Bolladina, no? No, perché per tutto volevo ringraziare Lucio che ci ha fatto questa bellissima diciamo, esposizione riguardo il cefalo spiricolare, da cui sono usciti 5.000 domande prima e dopo la fine, quindi anche da persone nuove che vengono dai molti solo da quest'anno, quindi vuol dire che ha suscitato parecchio interesse questo argomento, e quindi penso che anche l'anno prossimo verrà affrontato probabilmente con magari nuove esperienze, oppure anche non so. Beh, il prossimo è anche un po' più duro, siamo a Marte, che è la Clintonia. No, poi volevo aggiungere che il prossimo incontro sarà il ottobre, il 10 ottobre, come sempre Lucio, 18 ottobre, in cui sempre qua a Brescia al Museo di Scienze Naturali, di Ozanam 4, sono davanti alla città di Brescia, in cui sempre Lucio ci parlerà di un'altra chicca che ha lui, che è la Darlingtonia californica, ossia la pianta cobra. Vi lascio con questa suspense della pianta cobra. Quello che salta con non so se lo sanno, quel personaggio che abbiamo incontrato a Londra, che ha 10 kg della Darlingtonia, altri quanto? A un metro e mezzo. Paura incontrarmi di notte, ma non l'abbiamo ancora fatto perché siamo già dormiti, già abbiamo e ci ha limitato su no, non ce l'ho qua, no, perché in Scozia tipo qua, in Scozia siamo tutti in Scozia, ha comprato dei terreni, praticamente semina a spalle i suoi terreni e ha tipo non so se è il sogno di 5.000 10.000 piante, ma non fuma vuole dire verso la Clintonia lei. No, era è un italo brasiliano, no? Italo tedesco? Un italo italiano? Sì, deriva da Ragusa, mi sa. È originario di Ragusa, solo che non può essere solo tre parole in italiano. Caffè di iniziare un po' usare. Minchia. Mafia. Niente, dai, vi saluto e alla prossima. Alla prossima, sì. Grazie. Non è probabilmente fuori.